Bambini che giocano fuori orario in una sera d'estate che a qualcuno danno fastidio, tanto da chiamare le forze dell'ordine. Succede a Cuneo, luogo dello scandalo, e la bocciofila in via Ghedini, l'orario le 21:30, e non è la prima volta che accade. Il presidente della bocciofila si difende e invita i vicini disturbati a maggiore tolleranza e a buon senso. Non è questo un luogo dove avvengano particolari situazioni come di bar, ristoranti eccetera che fanno rumore, musica fino alle 4 del mattino, non è questo il luogo, è un altro, c'è un'altra situazione. Nello stesso tempo vorremmo poter almeno lavorare in pace e le persone che vengono qua da noi che siano tranquille, non che vengano mandate via. È questo che voglio dire, perché oggi arrivano i vigili, domani arrivano i carabinieri, dopodomani arriva la questura, dicono ma allora lì chissà cosa succede. Non succede niente, assicuriamo. Non succede niente, ma dico, si spaventano, dicono ma chissà cosa succede, magari al posto di venire qua vanno da un'altra parte, mentre invece quest'area è proprio vocata per l'attività dei bambini in età scolare, dai 6, 7 fino a 10, 12 anni al massimo. Ma noi siamo consapevoli che non è che possiamo permetterci di disturbare la quiete pubblica e credo che non l'abbiamo mai fatto, anche perché oltre un certo orario qua non ci sono mai stati dei rumori, diciamo così, tra virgolette, molesti. Poi bisognava anche discutere su che cosa si intende per rumori molesti, perché finché ci sono dei bambini che giocano, i bambini in un modo o nell'altro devono poter giocare. O gli mettiamo il silenziatore a tutti o altrimenti li lasciamo giocare, che si possono esprimere. Lo scopo per cui è stata costruita questa struttura con il contributo del Comune, della Fondazione, della Bocciofila Cuneese Vecchia, su un territorio del Comune, terreno del Comune, è proprio per recuperare, in allora, 6 anni fa, è stato per recuperare questa area del quartiere San Paolo che era utilizzata soltanto per portare i cani ai loro bisogni. Adesso io credo che il Comune abbia fatto un'opera buona, perché questa struttura può benissimo diventare un punto di riferimento e in questi 5-6 anni abbiamo cercato proprio di trasformarla in questo senso. È un punto di ritrovo importante in effetti questo per un quartiere che è un po' più periferico rispetto al centro. Come si fa comunque ad andare avanti con queste lamentele? Non è semplice? Non è semplice, noi vorremmo che ci fosse un po' di sopportazione, che è poi relativa a un brevissimo spazio nel corso dell'anno, un po' di luglio d'agosto, perché poi quando fa freddo, qua non c'è più nessuno, purtroppo. Quindi per questo periodo i vicini, ma credo che la maggior parte l'abbiano capito questo, perché tanti ci hanno già detto che sono favorevoli. I vicini abbiano un pochettino di pazienza, noi non crediamo di disturbarli eccessivamente.